Ciao a tutti amici, benvenuti su questo nuovo video top 5. Top 5 di questo di oggi sarà sui cantanti e compositori che io adoro. Allora, iniziamo subito che prometto una cosa. Io di musica italiana ne ascolto molto molto poca. Quindi i nomi che sentirete saranno stranieri, quindi non so se li conoscete, ma ho il piacere e l'occasione di farveli conoscere anche a voi. Allora, cominciamo uno. Se devo essere sincero, c'è solo un gruppo italiano che a me mi piace un sacco, che sono i Dei Giornalisti. I Dei Giornalisti li ho scoperti dalla canzone Riccione, ed è favolosa. Poi è uscito le altre canzoni, come dire, Felicità Puttana, New York, Love, c'ho anche l'album, e mi sono piaciuti tanto e mi piacciono ancora tuttora. Quindi se devo dire quale canzone, quali cantanti o compositori mi piacciono italiani, vanno sui I Giornalisti, e questo è già uno. Secondo, allora, continuiamo con una compositrice, una DJ, lei si chiama Maya Jane Coles, è inglese e fa musica dance, trance rilassante. È una compositrice molto molto brava e quindi l'adoro. So che è venuta anche in Italia a fare qualche concerto. Io spero un giorno di andare a vederla e stringergli la mano, perché è molto molto brava. Terzo cantante che mi piace è Fangoria. Per me è il top del top del top. Fangoria è un gruppo spagnolo composto da Alaska, la cantante, e da suo marito, già attivi dagli anni 80, quindi è un gruppo molto longevo. L'ho scoperto tramite degli amici spagnoli che mi avevano fatto sentire una canzone che si chiama Le Chiene in Porta, che era del Pride di anni e anni fa in Spagna, e da lì ho cominciato a sentire tutte le canzoni di Fangoria. In effetti ho anche gli album che mi sono comprato in Spagna tutti, e da lì Fangoria la sto adorando tantissimo. Quarto cantante che mi piace, Monica Naranjo. Allora, Monica Naranjo, questa ragazza mezza soprano con una voce potentissima, per me la metterei a pari di Celine Dion. Lei spagnola anche lei, una voce molto forte, molto molto grintosa. Mi piace molto, e quando ho vissuto in Spagna ho comprato il cofanetto, quindi ogni tanto me l'ascolto e ti dà una carica, un'energia, ragazzi, cioè ascoltatela per capire. Poi, terzo cantante, qua devo inginocchiarmi, mi piace Pupi Poison. Allora, Pupi Poison è una drag queen spagnola che seguo su tutti i social, seguo su YouTube, soprattutto seguo su Instagram, perché ogni tanto gli scrivo e lei mi risponde e mi mette il mi piace nelle foto. Quindi per me è un artista che io adoro, tra cui c'è un video dove lei mi saluta a me, e io emozionatissimo, perché un artista come lei che saluta me, ho detto oh mio Dio, che bello. Come ho scoperto Pupi Poison? Allora, per chi non lo sa, io nel 2015 ho vissuto 4 mesi in Spagna, e i miei amici spagnoli mi fanno: guarda questo video di questa drag queen che canta. Che al momento ho detto no, mi sembra una drag queen, poi ho scoperto che è una drag queen. La canzone era Puton Verbenero. Non posso mettervi la canzone qua perché non so se il video mi verrà bloccato, eccetera, eccetera. Comunque metterò tutto giù nell'info box, sia il suo canale che la canzone. Puton Verbenero, molto molto orecchiabile, molto orecchiabile. E poi me la cantavo fin quando non ho scoperto la vera traduzione. Quindi quando ero in Spagna
che avevo le cuffie da in giro e cantavo il Bouton Verbe Nero, la gente mi guardava male perché è molto sconcia da l'età di meno di 18 anni. Comunque poi Lady Strada ne ha fatta molta, quindi ne ha fatto nuove canzoni. L'ultima che ha fatto, proprio qualche giorno fa è uscito il video, è Macedonia. Comunque andate a vedere perché è molto simpatica. E niente, queste erano le mie top 5 da qui di cantanti che adoro. Mi stavo confondendo con un altro top, perché ci sarà una top 5 drag queen che devo ancora preparare. Le top cantanti, cantanti artisti che mi piacciono. Grazie per aver visto questo video, mi raccomando, seguitemi tutti i miei social, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Con questo vi saluto, vi abbraccio forte e ci vediamo alla prossima. Ciao!